Eccoci a casa. Benvenuti ragazzi in paradiso. Oggi voglio provare veramente triplo view su questo. Corriere! Oh, ma chi è? Che cavolo è? Ma guarda questo. Cioè, ma raga, il corriere di oggi. Ma si può? Vediamo che cavolo mi ha lasciato sto qua. Ma non è possibile che tutte le volte i corrieri irrispettosi totalmente dei pacchi. Però vedo già dalle scritte qua. Vediamo. Oh ragazzi, sai che oggi bici da dirt ti lascio da parte, eh? Oggi voglio provare veramente triplo flip. Lo aspettavo da tempo ragazzi. Ci setappiamo su questo tavolo. Casualmente abbiamo lasciato qui l'altro giorno, perché appunto stavamo pulendo le bici che abbiamo qui in park. C'è da tirare fuori tanta bella roba qui, eh. Questo che cavolo è? Il pezzo forte. Ok, varia componentistica, ottimo. Sono fantastico. Oh, guarda che è arrivato l'alboreto. Cosa stai facendo? Cioè, prima stavo entrando in parco e cavolo di corriere, ma mi ha lasciato sta roba. Cos'è? Sono tutti i pezzi che c'erano dentro. Boh, non ho idea di cosa. Oggi pensavo in realtà di fare triplo flip. Sai che ti avevo detto che volevo fare triplo flip? Sì. Però in realtà, siccome è arrivata la DH, direi che facciamo un bel bike check, no? Ha rotto le palle un po' sti bike check. Amici. Facciamolo bendato. Cosa dici? Come vendato? Ti vendiamo, facciamo un paio di giri. Come vendato? Ma dai Albi, lo sai anche te che io come meccanico sono una pippa. Appunto, facciamo vendato, così quello che non vedi non succede, giusto? Ok, sì. Quindi mettiamo il manubrio al contrario, pedale al contrario, le ruote girate, okay. I dischi all'incontrario. Va bene. Benvenuti, abbiamo deciso che oggi facciamo con l'alboreto dietro la nostra camera. Vogliamo fare questo bike check della nuova Rose Soulfire. Me l'ha consegnato un corriere un po' maleducato. Ma abbiamo tutti sti pezzi? Direi che li spacchettiamo un attimo tutti velocemente. Attrezzini, bendina. Come l'alboreto me la vuol far bendata sta roba? Ma sei tu che l'hai scelto. Io l'ho scelto. Sì. Io bendato con l'alboreto che proprio. Alboreto meccanico. Meccanico mai visto. Almeno c'è Ivo che nel mio difetto da bendato probabilmente ci. Io non l'avrei fatto così. E non è che ti bendi qua. Ti bendi là, Toto. Facciamo vedere che è effettivamente. Non si vede. Perfetto. Nulla. Piegata tre volte. Cioè io adesso me la devo tenere tipo su. Sì. Un'ora e mezza con 30 gradi. Sta roba uscirò con gli occhietti grossi così, perché mi si rimpiccioleranno dal sudore. Lontano. Ciao. Tu adesso lo bendi e poi lo fai girare un 8-9 volte, ok? No dai, dopo vomito. No, 8 volte. Sei uno youtuber oppure no? Ti stringi di brutto, perché sennò mi scende. Daniel San. Toto, quanti sono? 3. Molla. Non posso crederci, io sono fortissimo. No, sono per davvero, devi farlo. Quanti sono? 4. Ehi, va. Tanto quanti sono? 2. No, 4, sei sfigato. Dai, ok. Vai. Oh, madonna, no, mi giro già. Dai, mi giro già la testa. Basta. Dal terreno. Ivo, allontanati, non deve sentire. Tanto è di qua la bici, eh. Dai, è incredibile la cosa. Allora. Dai, minchia, ma è impossibile, raga. No, allora, devo rientrare al bag, ero vicino al bag. Ma io vomito prima della fine del video qui, raga. Qui sale. Oh, aspetta, ho sentito qualcosa. C'è il cavo del bag. Lo seguo. Ok. Qui c'è il tombino. Perfetto, ho capito dove sono. Ancora, vai un po' a destra. Sono al tavolo? Sì, è lì, più avanti, un po' più a destra. Posso solo la mano? No, ma qui sto andando in salita, raga. Sinistra, sinistra ancora? Sinistra? Oh, un casco. Ah, ho lasciato prima. Attenzione, eccolo. Madonna, ma non sapete quanto è strano sta roba? Sì, sì, Toto. Credo, è orribile. La camera qua, la vedi? Beh, i suoni riesco ancora a sentire. Batti 5. Va. No, qua. Un po' più alla. Toto, vai. Oh, una cosa che non hai considerato, che secondo me può essere ardua, è la distanza che c'è tra i pezzi della bici e la bici. No dai, però me lo ricordo, erano tipo 3 passi. Vai, 3 passi. Allora, devo tirare fuori solo gli attrezzi almeno che mi servono. Aiutami solo a mettere di qua i pezzi che non servono. No, quelle che non. La mano. Allora. Ok, adesso che hai tutto davanti a te. Sì. Allora, ragazzi, no, adesso sostanzialmente. È di qua in camera. Sì. Qui.
Sì, esatto. Okay. Ivo mi ha aiutato almeno a dividere gli attrezzi, perché credevo fosse un po' più semplice di orientarmi. Cioè, è un conto fare qualche secondo bendato, ma starci più tempo. Poi già adesso hai perso quanto tutto. Perdi l'orientamento e ti viene anche la nausea. Beh, potrei iniziare a montare tutto il gruppo davanti, quindi tipo stem, manubrio, quelle robe lì. Allora, lo stem, che l'ho tolto prima, che è tutto davanti a te. Eccolo qua, questo io mi ricordo che è la scatola dello stem, perché ormai lo conosco a memoria. Questo qui è il BZA Direct Mount. Faccelo vedere. Ivo, comunque, veramente il muoversi è la parte più difficile. La mano, sì. Ok, siamo qui. Siamo qua. Qui ci sono gli attacchi del Direct Mount. Allora, devo girarlo così. Perfetto. Aspetta, dov'è il tappino? Eccolo qua. Ci sei? Eccolo. È lui. Ok. Che bello, però hai imparato che mi sono spostato. Dove c'è... Ogni tanto filmo con le mani, sembri quasi confidente. Poi mi alzo verso la faccia e vedo la perplessità visosa. Allora, primo pezzo, dice... ragazzi, direi montato. E già che ci sono, siccome sono vicino, sì, e sono furbo, esatto, allargo e non devo toglierli, perché se li tolgo sono perso, finiti, perché mi cadono le viti per terra e ciao. Sto allargando questo semplicemente per mettere il manubrio. Ragazzi, guardate insieme com'è. In piedi fermissimo davanti, okay, al pezzo. Fermo. E è tutto davanti a te, Toto. Se non riesci a prendere le cose, però. Oh, eccolo qui. Oh. E pensa, ti avevo già spostato tutti i pezzi. Che si vendica di una vita di abusi. Sì. Sempre devo qui centrarlo più o meno. Anzi, cerchiamo di dai mignoli di fare la stessa distanza. Vediamo. No, non mi sembra perfetto. Perché ma no, no, devo dirti la verità, Toto. Secondo me. Guarda, che come primo tentativo non ci sembra. Secondo me non è male. Cosa direi manca? Di mettere subito i freni. Cosa stai cercando? Ah, qua c'è la forcella. E sto cercando i tubi, eccoli qua. No, devo prendere quello del manettino del cambio. Eccolo. Ok. E lui? Vieni qua. Ok, questo sale così, vero, anche? Questo bisogna fargli close up sulla tua faccia. Ma raga, mi state disorientando di brutto spostandomi. Strappiamo tutto. Ah, ok, stanno attaccando, okay, il cambio al collarino. Adesso ci sei arrivato, Alboreto. Non ero bendato. Adesso montiamo i freni. Adesso tienilo così. Esatto. Oh, sta roba, oh, qua è... oh. Oh, ce l'hai fatta! Senti che la vite è bombata, sali, bravo. Mamma mia, quanto sei fatto. Ma tu sei un meccanico mancato, Toto. Sì, non troppo in là, Toto. Sì, meglio che... troppo. Oh, dai, oh. Comunque, adesso... Dai! Vado io a prendere le manopole, fermo lì. E che si muove. Dritto. Se vai dritto, c'è. Sinistra. Dai, dove sono? Qua mi sono perso. Senti che stuzzica. No. Oh. Dai, oh. Sì, no, questo è il mio... A destra. Eccoti qua. E sei proprio. Ragazzi, manopole Cromag, non mi ricordo come si chiamano, però vabbè, fa niente. Sono aspetta, belli. Ci sono. Sembra quello quando fanno i riscatti. Esatto. No. Tappino. Questo, ragazzi, senza problemi. Oi. No, dai, è grigio, direi. Faccio pedali? Pedalini. Dai. Avevo il grasso io. Ce l'ho nello zaino. Chi me lo va a prendere? Tu cazzo. Pedali senza il grasso è, aspetta, è un reato. No, l'ho toccato col pollice. L'hai messo bene. Più giù. Sì, ma tocca con l'altra mano. Più giù. Più giù, pochino. Focherello. È toccato la lì. Ok, l'hai messo. Sì, fantastico, la paura totale. Un dito sporco di cazzo. Ah, a parte che questi pedali sono i Cromag Contact. Sono i pedali migliori che si possono trovare sulla faccia della terra. Però guardami quando parli. Cioè, pensate, sono riuscito a montarli da cieco. Pensate con gli occhi in quanto poco tempo ci si mette. Appoggia, perfetto, è libero. Sento il allora, questo è gemello di vediamo questo. Qual è il più grosso. Alzalo. Allora, decisamente più grosso, okay, questo. Ma raga, ma sto freno a filetti, cioè va bene tutto, ma quanto cavolo è duro. Sai, di solito non si montano bendate le bici. Me le porto dietro tutte e due. Allora, prima di tutto apro il cambio. Allora, tienilo premuto. Eccolo, eccolo, vai. Cos'è un telaio? Sì, è il telaio. Allora, ok, sì, è dentro, devi solo salire. Te lo allargo un po'. Eccolo, è entrato. È entrato sentito anche il disco. L'ho sentito. E adesso te la devo muovere un po'. Perfetto, ragazzi, guardate lì. Momento delicato, dammi. Allora, svitiamo per bene l'upernetto. Lo inzuppiamo e lo rotoliamo, lo impaniamo nella terra. Grazie, Ivo, fammelo impanare. Ruota. Dov'è? Datemi una ruota. Metti le mani verso davanti a te. Oh. È arrivata. Aiutami. Okay. Oh, ancora? Sicuramente non possiamo, okay, dire che non ci stiamo divertendo. No, no! Tappino! No! Hai caduto il tappino! Toto, hai fallito di nuovo. Il perno, Toto. Dammi! Alzati. Ma alzati. Qua? Alza la mano! Il perno di... Allora. Un po' più vicino, Toto, se vuoi. Se vuoi annusarla la ruota, puoi andare un po' più vicino. Tra tappi, stappi la ruota. Allora,
Manca soltanto, come vedete, sella col tubo sella. È aperto. Allora, dietro tutto. Sono così, la sella. Dov'è la sella? È qua. Allora, tanto. Ma auguria. Io faccio fatica a agganciarle quando ci guardo, figurati te. Qua passerà tipo un'ora e mezza. Che cazzo sei io? Quanto ci ho messo, sfigato? Col distanziamento. È l'ultima cosa, ragazzi, guardate qua. Madonna, i freni. Adesso fai una pedala. Vai tanto. Ma no, aspetta. Mamma mia, ma che luce. Egregiamente storta. Ragazzi, questo è il setup perfetto. Cioè, una cosa, va bene, si è tappata male, adesso mettiamo a posto. Ma quanto cavolo è cattiva. Cazzata nera, bici di Batman. Adesso mettiamo un attimo a posto il setup e ve la presento io. Bene ragazzi, allora, setappata la bici, tanto per iniziare, Rose Soulfire 2020, montaggio DH. Comunque, ricordatevi che in descrizione trovate questa bici, se volete acquistarla vi lascio il link e troverete tre diverse configurazioni a seconda anche della spesa che volete fare. E quest'anno volevo fare una bici proprio cattiva, aggressiva, infatti vedete che l'ho fatta praticamente tutta nera, eccetto piccoli particolari che sono le sue scritte gialle, gli altri particolari oro gialli, dei collarino, mozzi e il tappino della serie sterzo. Piccoli particolari, insomma, ma per lasciarla completamente nera, pura cattiva proprio, ok? Ruote amatissime da voi pubblico sono le Industry 9 Grade 300. Pronti? Lo so. Piccolo inciso per tutte le persone che me l'hanno chiesto: il mozzo fa rumore perché non è che gli ho messo una cosa particolare, è perché ha tanti denti di aggancio e quindi fa quel rumore. Non si può imitare lo stesso rumore, dovete comprarvi ma forza questo mozzo, ok? Parlando di freni, ho un disco da 200 davanti, dietro 180, entrambi i freni sono dei Guide RSC. Forcella, questa è la Boxer. Scrivetemi nei commenti quale, perché non ne ho idea. Quest'anno, rispetto all'anno scorso che avevo montato un Fox, quest'anno un RockShox. Ecco, cosa importante di queste due robe, l'unica cosa che vi so dire come le tengo io, nel senso, a me piace saltare, quindi le tengo particolarmente dure, diciamo. Davanti ho messo 160 PSI, compressione praticamente tutta aperta, stessa identica cosa per l'ammo, siccome pressione 250 PSI, con l'attenzione che se vi piace saltare tenete il ritorno un filo più lento del solito, proprio perché così quando uscite dalla rampa lui non vi dà anche lì il colpo che poi può provocare la cosiddetta giornata. Per quanto riguarda tutta la componentistica varia che vedete sulla mia bici, è tutta fornita da Cromag, marchio che io amo, un misto tra aggressivo racing ma freestyle, che è quello che io suppongo. Davanti ho un manubrio OSX da 35 mm, largo 78, 785 mm. Sella, quest'anno ho cambiato rispetto all'anno scorso che avevo una Trailmaster DT. Quest'anno ho preso la Lynx DT che a vederla dal vero sembra ancora più racing dell'altra. L'altra forse è un pochino meglio per quando si va a pedalare perché è un pochino più imbottita. Per le gomme sono delle Magic Mary con Mescora Super Gravity. Scusate se non mi ricordo i pezzi, ma tra filmare il video, tutte le cose che uno deve fare di qua di là, mi dimentico i nomi delle varie cose, però. Adesso facciamo un giretto sui panettoni per dilettarvi. Pantaloni corti, caschetto da dirt. Ok ragazzi, abbiamo questa bici. A victim of a man that substituted his mouth for his hands. So when he talk you hear a blam. Damn, see my father figure that my mom should be the father figure. And he'll leave with some bottle liquor. But my mama never stopped the nigga until he shot the papa quicker than she called for the cops to get him. Questo video vi abbiamo divertito abbastanza con questo montaggio della bici da bendato. Ricordatevi che l'iscrizione è fondamentale perché dobbiamo arrivare a 50.000 iscritti, ci sarà il giveaway. Stiamo facendo crescere lo sport tutti assieme, stiamo aumentando gli iscritti, stiamo facendo crescere lo sport ed è solo un bene per la mountain bike in Italia, che è ancora uno sport, diciamo, molto piccolo in confronto ad altre discipline. Grazie di aver visto questo video e ci vediamo lunedì prossimo probabilmente. When I get
get the three. I'ma let it all go and let it be.